esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Spinta in alto delle braccia. 3, 2, 1, via! Esegui tutti i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alle spalle. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non muovere le braccia troppo velocemente per evitare problemi alle spalle. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi, gamba tesa. Via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. Prossimo esercizio. Squat con tocco alle caviglie. Via! Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Prossimo esercizio. Twist in piedi. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Prossimo esercizio. Jumping jack. Via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Prossimo esercizio. Squat e pugno laterale. Via! Se non ce la fai, fletti solo leggermente le gambe prima della torsione. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Prossimo esercizio. Affondi posteriori più ginocchiata. Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile.
Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Prossimo esercizio, corsa con ginocchia alte. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena, per mantenere il busto eretto guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Prossimo esercizio, pugno alto più ginocchiata. Via! Se non ce la fai, dai solo il pugno verso l'alto. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio, doppio saltello più pugno alto. Via! Se non ce la fai, non saltare. Non inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Prossimo esercizio, doppio saltello più rotazione della gamba. Via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, jump squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia, dive bomber. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui dei piegamenti sulle braccia semplici. Fai attenzione a non flettere la testa dietro durante il movimento e mantieni sempre l'addome contratto.
Durante l'esecuzione non poggiare mai il bacino a terra in modo da massimizzare gli effetti dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, plank alta, apri e chiudi gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta senza saltare. Non sollevare troppo il sedere durante il saltello, schiena e glutei devono rimanere bassi per concentrare il lavoro nella zona addominale. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, running jack. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre gli addominali ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, jump, jump, squat. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non ruotare le gambe verso l'esterno o l'interno. Le ginocchia devono essere in asse con le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio, affondi alternati con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua gli affondi alternati senza saltare. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, power jack. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, triangolo più plank alta. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci.
Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Jump squat avanti più jump squat dietro. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare le punte di piedi con le ginocchia quando scendi. Non ruotare mai le ginocchia verso l'interno o verso l'esterno per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena, per riuscirci tieni gli addominali ben contratti. Quando salti fai attenzione ad atterrare sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Doppio saltello più calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat e ginocchiata laterale. Tre, 2, 1, via! Se non ce la fai, fletti meno le gambe durante lo squat. Quando scendi, non superare con le ginocchia le punte dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Cinque,
4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, affondi frontali. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Saltelli più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondo laterale più ginocchiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba quando risali. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, jump squat. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia, dive bomber. 3, 2, 1, via.
Se non ce la fai, esegui dei piegamenti sulle braccia semplici. Fai attenzione a non flettere la testa dietro durante il movimento e mantieni sempre l'addome contratto. Durante l'esecuzione non poggiare mai il bacino a terra in modo da massimizzare gli effetti dell'esercizio. Stop. Prossimo esercizio. Plank alta, apri e chiudi gambe. 3, 2, 1. Via. Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta senza saltare. Non sollevare troppo il sedere durante il saltello. Schiena e glutei devono rimanere bassi per concentrare il lavoro nella zona addominale. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Stop. Prossimo esercizio. Running jack. 3, 2, 1. Via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre gli addominali ben contratti. Stop. Prossimo esercizio. Jump squat. 3, 2, 1. Via. Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non ruotare le gambe verso l'esterno o l'interno. Le ginocchia devono essere in asse con le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Affondi alternati con salto. 3, 2, 1. Via. Se non ce la fai, effettua gli affondi alternati senza saltare. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Stop. Prossimo esercizio. Power jack. 3, 2, 1. Via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Stop. Prossimo esercizio. Triangolo più plank alta.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, jump squat avanti più jump squat dietro. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare le punte di piedi con le ginocchia quando scendi. Non ruotare mai le ginocchia verso l'interno o verso l'esterno per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni gli addominali ben contratti. Quando salti, fai attenzione ad atterrare sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Doppio saltello più calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Squat e ginocchiata laterale. Tre, 2, 1, via! Se non ce la fai, fletti meno le gambe durante lo squat.
Quando scendi non superare con le ginocchia le punte dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, affondi frontali. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Saltelli più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondo laterale più ginocchiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba quando risali. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, crunch incrociato gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cinque, quattro,
3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, plank alta. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non flettere i piedi. I talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch cross. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia i piedi a terra. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank con scalata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare e arcare il collo durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale completo. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Triangolo più spider plank alta. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui un triangolo con plank alta semplice. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il busto, mantienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Estensione gambe seduti. Tre, due, uno, via. Se non riesci, poggia i talloni al pavimento dopo l'estensione delle gambe. Non oscillare, guarda un punto fisso avanti a te durante tutto l'esercizio. Non inarcare la schiena, contrai gli addominali per avere maggiore stabilità. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch con tocco alle caviglie. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni le gambe flesse e i piedi poggiati al pavimento. Non sollevare la zona lombare dal pavimento. Non sforzare il collo, per aiutarti fissa il soffitto.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Via! Prossimo esercizio, crunch incrociato a gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, plank alta. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti, fissa sempre un punto sul pavimento. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non flettere i piedi, i talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch cross. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia i piedi a terra. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, plank con scalata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale completo.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, plank laterale più sollevamento bacino. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, triangolo più spider plank alta. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui un triangolo con plank alta semplice. Non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il busto, mantienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, estensioni gambe seduti. Tre, due, uno, via! Se non riesci, poggia i talloni al pavimento dopo l'estensione delle gambe. Non oscillare, guarda un punto fisso avanti a te durante tutto l'esercizio. Non inarcare la schiena, contrai gli addominali per avere maggiore stabilità. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!
Prossimo esercizio, crunch con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le gambe flesse ed i piedi poggiati al pavimento. Non sollevare la zona lombare dal pavimento. Non sforzare il collo, per aiutarti fissa il soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Squat più Arnold Press. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno, le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Stop! Prossimo esercizio, alzate i frontali. Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. Stop! Prossimo esercizio. Squat più alzate frontali. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Stop! Prossimo esercizio. Trazioni manubri. Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Esercizio. Squat più alzate laterali. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat.
Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Stop! Prossimo esercizio. Squat più curl bicipiti. Via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non oscillare con la schiena. Per aiutarti, tieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Stop! Prossimo esercizio. Squat con manubri. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con pesi. Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Stop! Prossimo esercizio. Trazioni manubri. Ginocchia a terra. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua l'esercizio con pesi più bassi. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Non sollevare la testa. Tienila in linea con il busto. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. Prossimo esercizio. Squat più Arnold Press. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat.
Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Stop! Prossimo esercizio. Alzate i frontali. Uno, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. Stop! Prossimo esercizio. Squat più alzate frontali. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Prossimo esercizio. Trazioni manubri. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Squat più alzate laterali. Via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Prossimo esercizio. Squat più curl bicipiti. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non oscillare con la schiena. Per aiutarti, tieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Stop! Prossimo esercizio. Squat con manubri. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con pesi. Tre, due,
1, via. Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Stop! Prossimo esercizio. Trazioni manubri. Ginocchia a terra. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, effettua l'esercizio con pesi più bassi. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Non sollevare la testa. Tienila in linea con il busto. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. Stop. 3, 2, 1, via. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via. Per bilanciarti puoi allungare il braccio libero verso l'esterno. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non tirare eccessivamente la gamba. Il ginocchio punta verso il pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching adduttori. Via! Non piegare il busto, tienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
non superare la punta del piede con il ginocchio per non creare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching avambracci e bicipiti. Via! Fai attenzione a non staccare i palmi dal muro. Le mani sono all'altezza delle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. Via. Non esagerare con la spinta, fermati se senti dolore. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching deltoidi. Via! Non forzare il movimento. Fermati quando la spalla ha raggiunto la sua massima tensione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare il busto, le spalle sono sempre rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.